questa flessibilità del software. Io non so voi che indole abbiate, se è modellazione, sculpting, character, non so che, in che tipo di settore finirete. Comunque questo software copre sia la creatività pura, narrazione di contenuti, immagini fantastiche e l'applicazione ad uso professionale per i rendering di interni, esterni, prodotti e tutte quelle cose che vi ho fatto vedere. Quindi vi apro Blender e voi vi trovate davanti questa cosa, ok? Quando doveste installarlo. Questa è l'interfaccia di Blender, che all'inizio può essere un po' caotica, chiaramente il software che solo in due, giusto, l'avete mai aperto. In quanti lo conoscevano? Tu e un pochino, e tu l'hai aperto e basta, poche altre persone. Ok, allora io adesso faccio una cinquantina di minuti e vi provo a descrivere quello che vedete qui in modo da non averne paura e sapere cosa state guardando. Poi nelle tre ore successive, oggi pomeriggio, come vi dicevo, andremo un pochino più avanti e incominceremo magari a muovere gli oggetti e a costruire qualcosa di soddisfacente, ok? Che è comune a tutte, è così base, cioè le cose che vi faccio vedere sono comuni a tutto, cioè sono le operazioni principali che poi servono per fare sia il fotorealismo, sia animazioni video e insomma, ok, è una tre ore di base di Blender. Quindi questa è l'interfaccia. Le due cose che non si sposteranno mai sono questa barra principale in alto, questa, e questa qui sotto. Questa qui è la parte principale di Blender dove c'è il menu principale e sotto c'è la status bar, che con tasto destro, siccome di default non credo che sia così, potete attivare queste informazioni, ok? System memory, e controllare quanta VRAM della scheda video state usando a seconda della scena, perché ovviamente c'è un limite. Una scena molto, molto ricca di poligoni a un certo punto è anche relativamente al vostro computer, infatti questo computer è abbastanza performante, ha una scheda video apposta per Blender. In questo modo voi potete controllare quanto è pesante la vostra scena. Comunque, e la status bar vi darà anche delle informazioni. Sì? Per poter in qualche modo, cioè il limite è, allora diciamo, quando io faccio dei render di esterni che ho dei prati, tanti alberi, foglie, e non uso dei trucchi che sono eventualmente, anziché avere degli alberi tridimensionali con tutte le foglioline, uso diciamo un'immagine piatta in lontananza, e quindi ci sono degli escamotage che è l'operatore che deve tarare sulla base della potenzialità della sua scheda video, della sua RAM. 32, 64 giga sono molto comodi. L'argomento è un po', e poi diciamo che c'è la fase della produzione del render e la fase della visualizzazione dentro nella viewport. Quindi una scena molto complessa con dell'erba, degli alberi, che deve essere caricata in viewport, ha bisogno di una scheda video che abbia la VRAM che la contenga. Invece in fase di render, e poi comunque anche Blender è molto flessibile, adesso salto un attimo, perché può essere utilizzata sia la GPU,
sia il processore. Quindi se si usa il processore si usa la RAM del computer, dell'hardware. Se si usa la scheda video, tutta la scena passa e ha bisogno di una scheda video con tanta VRAM. Io sto usando una RTX 380 con 16 giga di VRAM e ho un po' cotto dopo che ho fatto questo cortometraggio quest'estate, infatti adesso spero di non avere problemi, ma comunque oggi non andiamo a fare delle cose complicatissime, però diciamo che l'ho un po' forzata la situazione. Comunque dopo magari ne parliamo. E quindi ci sono il menu principale in alto e il menu principale in basso, che saranno sempre lì. Quelli non li potete mai perdere. È molto difficile, dovrebbe essere proprio scritto, adesso lo vediamo. E quindi io parto, vado lineare. C'è un'icona che vi permette di riaprire questo che si chiama splash screen, dal quale potete aprire i file recenti e accedere, diciamo, a degli spazi di lavoro, nel senso che Blender è così vasto, come vi dicevo, che ha uno spazio di lavoro generale, cioè tipo che è quello che state vedendo. Ha uno spazio di lavoro specifico per il disegno 2D. Non so se avete presente lo studio Ghibli. Animazione 2D frame per frame. Blender si può fare. Sculpting. Quello che avete visto, quel personaggio che ho animato. Quindi, diciamo, adesso vi faccio vedere. Apro in Sculpting. Quindi ho aperto un file nuovo che ha già uno spazio di lavoro ottimizzato per fare lo sculpting. Sempre questo dallo splash screen siamo ancora. VFX, perché? Perché Blender ha un compositing dentro, ha un editor per aggiungere tipi di effetti. Adesso io cito After Effects, lo conoscete, e si possono fare dentro Blender tutte queste cose, quindi aggiungere bagliori, tarare i colori e fare un sacco di cose. E il video editing, appunto, guardate, se apriamo in modalità video editing vi trovate una timeline dove potete importare sequenze già renderizzate e fare montaggio video, proprio editing video. Quindi lo apriamo chiaramente sempre nello splash screen. C'è la possibilità di aprire andare alla ricerca di file, neanche bisogna dirlo, e arrivare alla pagina che c'è sul sito di Blender per le donazioni e per sapere che cosa è uscito nelle ultime release, perché Blender è un software che viene sviluppato in continuazione. Adesso io ho installato la 4.2.1. E ok, adesso non c'è tanto tempo, per cui vado un pochino veloce. Come in tutti i software, ok, ci sono la prima voce è la voce che vi permette di salvare, aprire i file, quindi qui non vi potete tanto perdere, ok? E queste voci invece vi permettono di accedere ad altri file Blender che avete già salvato, link e append, e prendere dei pezzettini di quegli oggetti che ci sono all'interno di quei file e importarli direttamente nel lavoro che avete davanti a voi, in quello su cui state lavorando. Oppure importare, no? Come vi dicevo, tramite l'import si possono importare file di interscambio, quindi potete collaborare con qualcuno che lavora con Rhino, con qualcuno che lavora con altri tipi di software e importare tramite i formati di interscambio più comuni. Io con questo modo ho potuto collaborare con New Linux, con Blender, con persone che lavorano ancora con altri software con i quali lavoravo prima. E i formati più comuni sono l'OBJ, l'STL, eccetera, eccetera, eccetera. Ed esportare pure.
Quindi questo qui è il menu principale dal quale potete poi anche accedere alla storia, lavorare per ricerca, se sapete già un comando con F3. Vedete che Blender, quando lo userete, controllate sempre, perché vi aiuta il programma stesso ad avere un metodo tramite shortcut, cioè quindi non dovete andare in giro con il mouse, potete all'inizio farlo, però vi consiglio tanto di controllare sempre questi shortcut. E quindi tramite un menu search F3 molto spesso si digita già l'operazione che si vuole fare. E sotto Edit ci sono le preferenze. Domanda che mi fanno spesso è: Blender c'è in italiano? Sì. Allora, tutte queste sono le preferenze che adesso non vediamo nello specifico. Comunque, vedete, abbiamo la risoluzione sotto interfaccia e oggi magari vi faccio vedere due o tre cosette che secondo me vanno modificate. Domanda, non le vedo io. Dimmi. DVG no, c'è un altro formato. Ce n'è un altro. Quell'altro lo puoi aprire. Comunque. Com'è? DXF. Però allora diciamo che quando io l'ho dovuto fare veramente usavo FreeCAD, installavo un programma che è tipo AutoCAD, che è FreeCAD, aprivo i file di XF, li esportavo in PDF e li importavo in Blender. A volte basta fare un piccolo giro e ci si salta fuori. Il DVG non mi risulta, a meno che, poi lo vediamo, tramite qualche add-on, cioè c'è un luogo sul sito di Blender dove c'è una libreria infinita di estensioni. Probabilmente il problema è che io ho girato il problema in un modo che a me fa comodo, ma se è proprio necessario si può andare a vedere là se c'è un'estensione che permette di aprire i DVG, perché da un po' esiste un'estensione che permette di aprire i file Max, che sono i file sorgente dell'Autodesk. Quindi è possibile, dopo verifichiamo. Sotto quindi Edit avete le preferenze, se volete andare a tararlo, sotto Sistema, appunto, come vi dicevo, se avete una certa scheda video, sapete che avete una scheda video performante, è qua sotto System che dovete andare a scegliere e fare dei test tra quali driver farvi usare, perché potreste avere degli incrementi di velocità notevoli. Se vedete Optics, probabilmente avete un Nvidia e usate Optics, perché è la cosa più veloce che c'è, e in parallelo sia la scheda video sia il processore. E l'altra cosa che mi chiedono sempre, appunto, è la lingua. Io non consiglio di usare l'italiano, perché tutti i tutorial che trovate in rete, quelli un po' più croccanti con delle informazioni, cioè diciamo che in inglese i tutorial sono di più e di maggiore qualità forse, e quindi vi trovereste un tutorial in inglese e l'interfaccia in italiano. Ma se proprio volete l'italiano, sotto Interface Language potete scegliere tra tutte queste lingue. Io lo tengo in inglese per motivi che vi ho detto. Procedendo, c'è render, che è lanciare proprio la vera operazione di renderizzazione di quello che è stato modellato e inquadrato con le camere e le luci, oppure lanciare un'animazione, è qua. Renderizzare l'audio, oppure renderizzare, cioè visualizzare l'ultimo render fatto, insomma qui diciamo le operazioni molto semplici. Windows vi permette di duplicare, se usate un doppio monitor, potete per esempio, New Main Windows, avete un clone di questa finestra che c'è sotto, quindi se io sposto una luce qua, se avessi un secondo monitor, vedrei
la luce che si sposta là, e potrei cambiare gli editor, quindi avere su un monitor una parte di Blender e su un altro monitor una un altro, diciamo, un'altra un altro editor, un'altra schermata, visto. E poi c'è l'help, che dal quale potete accedere al manuale, a vari tutorial e insomma altre cosette. Quindi qua non ci sono problemi. Queste sono le aree di lavoro che abbiamo visto prima, che sono già preconfigurate. Diciamo che c'è la layout, che è quella generale, un layout, vedete che cambia, che cambiano le finestre. Qua è quella area di lavoro per lo sculpting, per fare altri tipi di operazioni, ok? Quindi se vedete che qualcosa è riconoscibile, controllate di non aver cliccato per sbaglio una di queste etichette. E quindi noi adesso stiamo in layout, che è quella generale e di default. Queste due cose sono sostanzialmente le scene, nel senso che sono cose un po' complicate come concetti, comunque le saltiamo per un attimo e arriviamo finalmente agli editor, alle finestre principali, che sono tre di base. Questa principale, che si chiama 3D View, questa piccolina che si chiama Outliner, e questa che è la finestra delle proprietà. Già con queste voi potete avere il controllo di tutto quello che state guardando. La particolarità di Blender è che ogni finestra principale, cliccando su su uno dei bordi, può essere cambiata in dimensioni. Ok, e possono essere anche chiuse, quindi quando siete su uno spigolino di una finestra, cliccate e tenete premuto e vi spostate con il mouse, vedete che compare questa freccia? Significa che state, come nel gioco della dama, per divorare la finestra successiva, sopra in questo caso, oppure sotto. Quindi io rilascio il mouse e ho cancellato quella area, ok? Si chiamano aree, infatti, proprio nel termine. E possono anche venire create nello stesso modo. Crocetto su uno spigolo, clicco, tengo premuto e produco nuove finestre, che possono essere riempite con gli editor. Cosa sono gli editor? Vedete quindi che sono tutte queste quattro finestre al momento caricano dei contenuti diversi, e questi contenuti vengono caricati da questo bottone, il primo bottone in alto a sinistra. Questo è l'elenco di tutti gli editor, che sono semplicemente tavoli di lavoro che contengono cose che potete fare. 3D View. Questo infatti si chiama 3D View, questo si chiama proprietà, finestra delle proprietà, dal quale potete anche cambiare il contenuto che viene caricato. Infatti all'inizio qua avevamo l'outliner, cliccando qui ricarico l'outliner. Okay? In questo modo posso riportare quindi la situazione. Per esempio, io faccio un render, ok? Qua carico di nuovo una 3D viewport, e la uso per avere l'anteprima di quello che uscirà come render. Invece in questa finestra più grande continuo a lavorare. Quindi è molto flessibile come interfaccia. Ma capite che è sempre la stessa finestra che ha in alto a sinistra questo bottone, che c'è sempre. Il primo bottone in alto a sinistra vi apre lo stesso menu dal quale potete caricare vari editor. Tutto chiaro, no? Qua, cioè, questa è la finestra principale, appunto, come vi dicevo, la 3D viewport, che è quella che vi permette di accedere ai contenuti tridimensionali. Questo si chiama outliner
dal quale potete selezionare anche gli oggetti che ci sono dentro nella scena 3D. Ed è praticamente la finestra che dovete sempre tenere monitorata per non avere, diciamo, la scena organizzata. Ed è molto importante. I contenuti, quindi, qui dentro possono essere racchiusi in collection, si chiama, sono gruppi sostanzialmente, gruppi di oggetti, per cui vi consiglio di lavorare, cioè, anche se non siete organizzati, di sforzarvi a tenervi organizzati. Possono essere create delle cartelle, tasto destro, New Collection, doppio clic, lo rinomino camere, magari, e ci metto dentro tutte le camere che ho dentro nella mia scena. Posso creare doppio clic o tasto destro, o anche, sappiate che dentro a Blender ci sono almeno due o tre modi per fare la stessa cosa. Quando si fa un corso io ve li faccio vedere tutti, e sono magari per preferenza. All'inizio si usa il mouse e si va dentro nei menu e si clicca l'azione che si vuole fare, piano piano si guardano gli shortcut, i nomi, e si impara a premere direttamente il tasto sulla tastiera per fare molto più velocemente. Quindi anche qua ci sono diversi modi per fare la stessa operazione, tipo creare una cartella, c'è anche un'icona. Clicco l'icona, creo una cartella e dentro ci vado per trascinamento a portare gli oggetti. Questo è uno dei modi. Quindi potrei avere la collection con oggetti, un gruppo, una collection con le camere e una collection con le luci. Ogni collection può avere un colore dedicato, quindi oggetti che ne so, viola, camere, blu e luci gialle. E all'inizio del lavoro vi consiglio già di scorporare e mettere dentro a ogni cartella le cose, perché se un file diventa tanto grande l'organizzazione è fondamentale. Questa, quindi, vi dicevo, è la 3D View. La 3D View, come tutte le finestre di Blender, in alto a sinistra, può essere trasformata in qualsiasi altra cosa, a caso, in una timeline. Vedete? Ah, ce n'è un'altra, scusate, sì, qui in fondo c'è un'altra finestrella che è sempre come queste qua, che è la timeline. Quindi la 3D View può diventare questo. Diventare la timeline, può diventare il graph editor, impareremo a conoscerli. La 3D View ha un menu principale dal quale si può iniziare ad avere il controllo di quello che c'è nella nostra scena. Rimaniamo a livello oggetti. Allora, come è fatta la 3D View? Perché si chiama 3D View? Perché è uno spazio, diciamo, tridimensionale che ha un punto che è lo 000 per convenzione, il world origin, il punto sorgente 000 del mondo, che è questo, dove si incontrano questi due assi, uno è verde e uno è rosso. Dovrete familiarizzare con questi concetti nei software 2D. Non è detto che ci siano i concetti spaziali. In alcuni software 2D si lavora con l'asse XY, in Blender si lavora con tre assi. Nel punto d'incontro di questi assi, appunto, c'è il World Origin, dove di default troviamo questo cubo piantato proprio lì. Quindi, diciamo, quello che sto facendo è muovermi all'interno di questo mondo che ha tre dimensioni, ne vengono specificate solo due, una X e una Y, ma c'è anche questo vettore qua, chiaramente, che è un terzo asse che si chiama Z. Quindi questo qui rosso è l'asse X, questo verde è l'asse Y e questo
verticale che si può vedere qua, viene specificato anche qua, è l'asse Z. Di cosa è composta la 3D View? Di un menu principale in alto, di un sottomenu, questo qua, che può anche essere nascosto, di una toolbar, che praticamente sono tutti gli strumenti, tool vuol dire strumento, che può essere aperta e chiusa in diversi modi, con T di Torino, oppure con sempre trascinamento, clicco e sposto. E dalla sidebar, che è questa qui laterale, che apro con N, oppure cliccando questa freccia. A che ora devo finire? Tu lo sai. Vado, me lo dici tu. Che sono luoghi preziosi appunto per incominciare a interagire con la scena 3D. Ma chiaramente voi dite, io prima devo imparare a muovermi, a ruotare. E allora da qualche anno Blender ha introdotto, se proprio siete all'inizio, questo strumento vi permette, e questo strumento qua, di muovervi qui dentro. Quindi cliccando un asse vedete che state inquadrando, guardando in modalità ortografica la 3D viewport dal punto di vista di quell'asse. Non si vede, ma premendo CTRL più lo stesso asse si fa una rotazione di 180 gradi. Oppure se premete all'interno nella parte grigia, vedete che vi state muovendo. E sto usando questo strumentino qua. Ho altri 10 minuti? Va bene. Quindi allenatevi se siete all'inizio ad avere il possesso della rotazione, della traslazione, dello zoom tramite questo strumento, che è il più semplice di tutti. Quindi potete cominciare così, se vi sentite frustrati usate pure questo strumento. Avete a disposizione quindi la rotazione, il click su un asse che vi porta in modalità praticamente rappresentazione 2D, non 3D, clicco la parte più grigia e ruoto, questo è lo zoom, con la manina ho la traslazione, clicco qua e guardo attraverso la camera, che è uno dei tre oggetti che sono presenti nella scena 3D sempre, in default. In questo caso, siccome sto inquadrando dalla camera, io clicco, vedete, sto cliccando questa icona, passo da una vista che non è la camera, è una vista libera all'interno della scena 3D alla camera, e in questo modo, se sto inquadrando dalla camera, tornando sopra render, qua, premendo render image, io renderizzerò quello che sto vedendo. Ha una risoluzione pazzesca, perché adesso la devo ridurre. Secondo, render image, vedete che ho renderizzato il mio primo render, il vostro primo render, quello che sto guardando nella 3D view tramite la camera. Se invece state ruotando liberamente nella 3D View, sappiate che quello che renderizzerete sarà sempre quello che sta visualizzando la camera. Ok, quindi se volete renderizzare qua, c'è bisogno di fare altre cose. E poi abbiamo come ultimo bottone il passaggio da una visione fotografica a una visione prospettica. Tutte queste cose possono essere ottenute, e vi consiglio di provarle, con il mouse o qualsiasi tipo di mouse e la combinazione di shift e control. Per cui ho lo zoom con il control e la rotellina. Adesso chiaramente voi non avete computer, ma quello che vi dico è se avete, quando avrete a disposizione il computer, oggi pomeriggio se portatelo, che provo ad andare leggermente più piano, dipende da quanti magari di voi ce l'hanno.
e incominciamo a affrontare questa cosa, perché se avete delle basi solide sulla capacità, sulla possibilità di muovervi, riuscite meglio ad ottenere quello che volete e non diventa frustrante, perché è una sofferenza vedere persone che non riescono a inquadrare. E 2 minuti. Ok, quindi oggi pomeriggio ricomincio, non so quante, siccome non so quanta gente c'è adesso, che ci sarà anche dopo, ripartiamo da qua e proviamo, ma dubito, giriamo intorno a questa. Come obiettivo abbiamo quantomeno la modellazione non animata di una cosa semplice, una casetta con 4 alberi. Vedremo di raggruppare gli oggetti, muovere 5-6 oggetti uniti insieme, imparentati, e vedremo insomma le cose basiche, ecco, di Blender. Consideratela un'iniziazione a Blender. A dopo.